questa lunga storia racconta di una fuga di 12 banditi che dal passo dello Spluga, tristissimi, abbruttiti e male equipaggiati, cercavano il confine tagliando per i prati. Alle spalle una carriera pidocchiosa e grama, la legge alle calcagna per un furto di pigiama. Dopo una serie di colpi andati male, vengono stampati i loro nomi sul giornale. No ragazzi, per piacere, non fatemi sti scherzi, sono debole di cuore. L'idea più che ossessiva di una grande fuga al volo costringe i disperati a cercarsi un'auto a nolo. A notte fonda sfiduciati e a mani vuote scorgono un calesse tedesco a sette ruote. Con l'occhio circospetto di ladri ormai esperti, quattro fanno il palo nei vicoli deserti. E il blocca sterzo del calesse viene esaminato dal capo della banda dell'antiquariato. Di forzarlo, il capo è di partito, febbrile pasticcione, si è troncato un dito. Questa serratura è un'autentica schifezza, necessita una mazza per sfondare il parabrezza. Sapendo scassinare con geni d'eccezione, ecco che si accende una grossa discussione. Il parabrezza nel calesse non esiste, davanti all'evidenza il capo è molto triste. Con calma lo convincono i compagni che la ammazza, data la sicura vicinanza di una piazza. È un po' pesante e rumoroso come oggetto, adesso specialmente che son tutti a letto. Spotta inviperito a tal codesta osservazione, egli è appunto il capo e vuole aver ragione. Così si mette a urlare a squarciagola, minacciando i complici con la pistola. Di lì quel che successe non si è mai più saputo. Tramanda la leggenda che un gruppo assai sparuto, solamente tre dei 12 più il capo, riuscirono a salvarsi gettandosi a fossato. È un certo freddo credo che l'abbiano patito, del resto son sciocchezze per un abile bandito. E poi guardato il fosso si spingono sul ciglio e corrono infangati per è più di mezzo miglio. Per scarsa conoscenza del vasto territorio, forse somigliava un po' alla zona d'Alto Lario, o forse ci venivano a giocare da bambini, andavano a cercarsi nascondigli. Impietosito il popolo cortese dello Spluga li assume manovali in una ditta di lattuga. Finirono così questa vita da sbandati, scampando a malapena dall'essere impiccati.